Juventus pensa al clamoroso addio, Dusan Vlahovic non ha la certezza di rimanere in maglia bianconera. La Juventus sta investendo parecchio in questa finestra di calciomercato estivo, ma prima o poi arriverà anche il momento delle cessioni. Partendo dalla porta, con un Di Gregorio che viene ci sarà l'addio di Szczęsny che andrà via. A centrocampo i bianconeri hanno acquistato già due calciatori, visto il probabile addio di Rabiot, potrebbe anche arrivare Koop Meiners a chiudere un triangolo. Delle cessioni si prospettano a difesa e sugli esterni, oltre che in attacco visto che Milik pare essere un promesso sposo del Beşiktaş. Al suo posto infatti la vecchia signora ha già messo gli occhi su Armando Broia. La notizia clamorosa però è un'altra e riguarda il miglior calciatore della passata stagione della Juventus, Dusan. Vlahovic ha mostrato che fa la differenza in Serie A. Quest'anno avrà modo di confrontarsi anche con la nuova Champions League e con un nuovo allenatore, Thiago Motta. Quantomeno questi erano i piani iniziali, perché ora il serbo non è più certo che la prossima stagione la realizzerà con la storica maglia bianconera, non per volontà sua ma per questioni dirigenziali parecchio note. La stagione pazzesca del classe 2000 ex Fiorentina potrebbe non essere bastata per proseguire il suo percorso. Alla continassa con Thiago Motta, Vlahovic ha sempre mostrato dedizione e voglia di migliorare, ma solo la scorsa annata ha mostrato di valere la cifra, sborsata dalla dirigenza bianconera nelle casse di Rocco Commisso. Nella stagione con la Viola fece capire a Tate Europa di che pasta è fatto. La Juventus infatti non ci pensò due volte prima di acquistarlo nella finestra del mercato invernale, ma a distanza di poco tempo potrebbe essersi rivelata problematica come trattativa. Il centravanti è uno tra i calciatori più pagati di tutta la rosa, percepisce 12 milioni di euro l'anno, con un contratto che andrà in scadenza solamente nel 2026. La nuova linea societaria della Juventus è abbastanza chiara sulla questione Monte-Ingaggi, lo si è visto con Rabiot e prossimamente anche con Federico Chiesa. Per non parlare della situazione Szczęsny, sostituito poi con Di Gregorio. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sono solamente due alternative per Dusan Vlahovic e la vecchia signora: o un rinnovo contrattuale ammortizzando lo stipendio, oppure la cessione del giocatore. Un addio che sarebbe davvero amaro di questi tempi per i tifosi bianconeri.